Buongiorno a tutti, questa è la top 6 di oggi. Nella classifica di oggi vedremo quelli che sono, secondo me, i 6 migliori momenti nella saga cinematografica di Harry Potter. Harry Potter è uno dei casi cinematografici e letterari più grossi dei nostri tempi. 7 libri e 8 film hanno reso la loro autrice, J.K. Rowling, una delle donne più famose del mondo. E ha ragione, visto che la sua saga è emozionante, divertente, acuta, intelligente e intensa tutto allo stesso momento. Come al solito, inoltre, vorrei specificare che questa è una mia scelta, fatta da me in base al mio pensiero e alle mie emozioni. Se tu non fossi d'accordo, per favore, fammelo sapere nei commenti. Inoltre sono qui a marcare uno spoiler alert. Andrò più o meno a braccio, quindi potrei rivelare dei pezzi di trama e non vorrei rovinare la sorpresa a chi non ha ancora visto i film o letto i libri. Anche se mi pare assurdo che possa esserci qualcuno che non ha ancora visto i film o letto i libri. Ma si alzo le frande, ecco a voi la top 6 dei migliori momenti nella saga di Harry Potter. Al sesto posto, la prima vista di Harry Potter al negozio di bacchette magiche di Ollivander. Siamo nel primo film, ci è stato già introdotto il nostro personaggio principale, Harry Potter. Sappiamo che è un orfano, sappiamo che vive con i tirannici zii e con il cugino fastidiosissimo. Sappiamo anche che lui sa già, gli è stato già comunicato di essere un mago e ha già ricevuto la lettera da Hogwarts, la missione ad Hogwarts. Nella lettera è specificato che deve portare anche una bacchetta magica di misura standard. E per questo, insieme ad Hagrid, si reca nel negozio di Ollivander. Ollivander lo riconosce come colui che è sopravvissuto e gli fa provare una serie di bacchette. Le prime non funzionano, non vanno bene per lui. Alla fine però Ollivander ha l'illuminazione, fa provare a Harry Potter la bacchetta con il nucleo di piuma di fenice. Gemella, identica, ha una bacchetta che alla bacchetta, così dice Ollivander, che gli ha inferto la ferita, la cicatrice sulla fronte. È già dai primi momenti dei primi film, che comunque sono gioiosi e magici, che si inizia a percepire un'aura di inquietudine. Ollivander non ci dice a chi era il proprietario della bacchetta gemella di Harry Potter, ma noi sappiamo che apparteneva a Voldemort, il più grande mago oscuro di tutti i tempi. Per la cronaca, oltre ad averla Voldemort, ce l'ho anch'io. Scusate. Stavo per Avada Kedavra. Vorrà Barbi. Al quinto posto il racconto della fiaba dei tre fratelli. Sarò molto onesto, il film che mi è piaciuto di meno della saga è la prima parte dei Doni della Morte. E a mio parere è un po' lento. Ci sono semplicemente Harry, Ron e Hermione che si nascondono più o meno per tutto il film. Ma all'interno del film c'è un piccolo capolavoro di cui secondo me vale la pena parlare. È il corto di animazione che narra la leggenda dei tre fratelli e della morte. I doni della morte sono tre oggetti magici che vengono regalati dalla morte ai tre fratelli. Si tratta della bacchetta di Sambuco, la bacchetta più potente di sempre, la pietra della resurrezione e il mantello dell'invisibilità. Il tipo di animazione utilizzata per raccontarci la fiaba è una delle mie preferite. E secondo me supporta molto bene il racconto di questa fiaba. Inserito in un contesto di un film un po' lento, è un ottimo momento per svegliarsi per bene. Al quarto posto il risveglio o resurrezione di Voldemort. Siamo sul finire del quarto film, siamo più o meno a metà saga, e la presenza di Voldemort è sempre stata abbastanza incombente, per quanto il mago oscuro non abbia ancora una forma fisica. Finora però non l'abbiamo ancora visto davvero in carne ed ossa. Alla fine del Calice di Fuoco, appunto quarto film della saga, l'unico servitore leale, per paura, che è rimasto a Voldemort, riesce ad architettare un modo per far resuscitare appunto il suo padrone. Dopo aver attirato Harry Potter al cimitero in cui verrà fatta la magia per resuscitare Voldemort, viene costretto a donare una goccia di sangue e Voldemort resuscita. Dopo essere tornato in forma umana, o quasi, gli manca il naso, Voldemort ingaggia un duello con Harry Potter. Voldemort è un mago potentissimo ed Harry Potter non ha assolutamente nessuna possibilità di poterlo sconfiggere, perlomeno in quel momento.
Grazie all'apparizione dello spirito dei genitori di Harry, in un momento di distrazione Harry riesce a scappare, portando con sé il corpo ormai senza vita di Cedric Diggory, prima vera vittima del ritorno di Voldemort. Al terzo posto il ritrovamento dell'Horcrux all'interno della caverna. Gli Horcrux sono degli oggetti in cui Voldemort ha nascosto pezzi della sua anima. Silente capisce che l'unico modo per distruggere, uccidere Voldemort è quello di distruggere tutti gli Horcrux. Ne individua uno all'interno di una caverna su una scogliera, protetto da un sacco di malefici, incantesimi e creature molto pericolose. Grazie all'aiuto di Harry Potter riesce ad arrivarci. Una volta raggiunto il medaglione, scoprono però che uno di loro dovrà bere la pozione che ricopre il medaglione. Silente sa benissimo che bere quella pozione potrà portarlo ad avere dolore terribile, allucinazione e indurlo a pazzia, ma costringe Harry a promettergli di costringerlo a bere fino alla fine. Harry a malincuore accetta. La scena è devastante, vediamo Silente, uno dei più grandi maghi di tutti i tempi, per la prima volta a terra, dolorante, delirante, distrutto, inerme. Grazie alla sua forza riuscirà però a riportare in salvo se stesso, l'Horcrux ed Harry. La cosa inquietante è che dopo tutto questo sacrificio di Harry Potter, di Silente, che subito dopo muore, si scopre che l'Horcrux recuperato è solamente un falso. Più o meno tutto lavoro fatto per nulla. Al secondo posto, la prima volta che si vede la scuola di Hogwarts nel primo film. La prima volta che si vede Hogwarts, ovviamente, è all'inizio del primo film. I bambini arrivano in treno, vengono accolti da Hagrid, e poi insieme ad Hagrid c'è la tradizionale traversata del Lago Nero per i bambini del primo anno. Quando i bambini sono sulla barca, sul Lago Nero, l'inquadratura si alza e si vede per la prima volta Hogwarts. I bambini e gli spettatori anche rimangono esterrefatti. Questo castello così gotico, arroccato su questo scoglio che si affaccia sul Lago Nero, con la luna che si affaccia dalle nuvole, trasmette una grande impressione, una grande emozione. È la sede perfetta per tutto quello che succederà. Quello che sicuramente non sai è che io ho visto l'originale, il castello originale usato per le riprese esterne, e tu no, mi dispiace. Ci mancava così che iniziassi a piangere dall'emozione. E a proposito di lacrime, al primo posto i ricordi di Piton. Severus Piton è stato un personaggio sempre in dubbio, non si è mai capito per tutta la saga se fosse un buono, se fosse un cattivo. Silente sembrava aver fiducia in lui, quindi certe volte pensavi un buono, certe volte pensavi è talmente abile da riuscire a prendere in giro e riuscire a confondere anche un mago potente come Silente. La realtà è che Professor Piton ha il compito più difficile in assoluto. Quello di fare praticamente il triplo gioco. Far finta, convincere Voldemort di essere una spia presso Silente, quando in realtà è una spia di Silente presso Voldemort. È uno dei compiti più difficili perché ovviamente sì, Voldemort ci mette nulla a farti fuori. Nel momento della sua morte consegna una sua lacrima ad Harry, con i suoi ricordi dentro. Harry li va a vedere. E la scena che ne esce, che si vede, cioè tutti i ricordi di Piton, è qualcosa di emotivamente devastante. Si vede tutto il suo rapporto con la mamma di Harry Potter, Donna Lily, che ha sempre, sempre amato fino alla fine. Si vede la promessa fatta a Silente di proteggere il bambino. Si vede il momento in cui accetta a malincuore di uccidere Silente. L'ordine di Silente di ucciderlo. Si scopre che Piton ha sempre protetto Harry Potter, nonostante sembrava lo trattasse male, per amore della madre, Lily. Ogni volta che rivedo quella scena, non nego che scoppio a piangere, come un bambino. Questa era la mia top 6 di oggi, spero ti sia piaciuta. Qual è il tuo momento preferito della saga di Harry Potter? Qual è la tua personale top 6 dei momenti di Harry Potter? Fammelo sapere nei commenti. Grazie per aver guardato questo video, spero ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, per favore clicca like e se vuoi iscriviti al canale. Un video nuovo ogni martedì e venerdì. Io sono Skepsis, alla prossima Top 6.